Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Alla presenza niente meno che di Pelé, intervenuto al Rocco per presentare il Mundialito Over 35 che si giocherà a luglio, la Triestina ha confermato di non essere uscita dal periodo di difficoltà, riuscendo comunque a superare il Leffe nel finale. Dopo l'occasione iniziale di Milanese, grande intervento di Brocchi, nel primo tempo gli ospiti sono andati in un paio di circostanze molto vicini al gol, in particolare con Bonazzi che, giunto solo davanti a Facciolo, non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Nel secondo tempo, invece, iniziativa costante degli alabardati che sbloccano il risultato alla mezz'ora. Lungo cross di Bianchi e il difensore Cerone può schiacciare a terra, dando il vantaggio alla Triestina. Un brivido per i tifosi locali sulla reazione dei lombardi quando il terzino Russo, inserimento di testa, supera Facciolo mettendo però fuori. In piena fase di recupero il raddoppio autore milanese con una punizione potente che si infila tra barriera e palo. Positivo nelle file della Triestina l'esordio del giovane centrocampista Rizzioli.